Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Coronavirus, i dati dicono che ci sono stati 403 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore. Aumentano i ricoveri e Boccia dice un altro lockdown, possibili zone chiuse. I contagi accertati sono di più rispetto ai 320 di lunedì, ma sono il frutto di 53.000 tamponi contro gli appena 30.000 eseguiti l'altro ieri. Lieve crescita per il terzo giorno consecutivo delle persone ricoverate in ospedale, sono 843, 33 in più. Gli attualmente positivi sono 15.089, un dato così alto non lo si vedeva dal 1 luglio. L'appello del ministro degli affari regionali dice: restiamo in Italia. Test in aeroporto. Come funziona Fiumicino? Perché in Lombardia ancora non si fanno? Ci sono ritardi negli allestimenti e nell'organizzazione. A Roma i primi contatti tra aeroporti, Regione Lazio e Ministero della Salute sono cominciati il giorno dopo l'ordinanza firmata da Speranza per i controlli a chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. In 24 ore sono state allestite le aree dedicate e solo lunedì sono stati eseguiti 2.000 test rapidi e martedì sono stati scoperti 27 casi. La prima riunione operativa tra Gallera e il gestore SEA si è tenuta invece solo lunedì. Le postazioni saranno pronte insomma il 20 agosto. L'assessore scarica le responsabilità sul ministero, che smentisce. A Linate invece mancano delle aree dedicate, mentre a Bergamo la regione ha deciso di far fare tutti i tamponi all'ospedale di Seriate. Coronavirus rinviato. Il vertice tra il governo e i gestori delle discoteche, che dicono: in cambio di aiuti ritiriamo il ricorso al TAR. Ci siamo riuniti in videoconferenza e il Ministero ci ha detto che il tavolo riprenderà dopo che il TAR del Lazio avrà deciso sul nostro ricorso. Questo lo dice Maurizio Pasca del SILB-FILP, l'Associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da Ballo, che ha convocato una riunione per decidere sul ritiro del ricorso. Libano di nuovo in lockdown, dopo esplosione torna l'allarme Covid, emergenza con ospedali affollati, fuori uso e carenza di farmaci. Titolare della salute Ahmad Hassan nelle scorse ore aveva dichiarato che lo stato di allerta generale e chiesto una decisione coraggiosa per chiudere il paese. I contagi sono ormai 9.000 in un territorio grande quanto l'Abruzzo, ma con 5 milioni di abitanti. Il distanziamento sociale in uno scenario di devastazione come questo appunto appare a molti come un fastidioso ostacolo. Bimbo morto a Modica, è stata fermata pure la madre per omicidio volontario. L'accusa dice che il compagno dava botte al piccolo per i continui pianti. Entrambi sono trattenuti in carcere dopo i primi accertamenti degli investigatori. Secondo i PM, a provocare lividi a Evan è stato il 32enne convivente. La donna invece non avrebbe fatto nulla per fermarlo. Nei mesi scorsi il bambino aveva già subito una frattura, diagnosticata all'ospedale di Noto e giustificata dalla coppia come un incidente. Il padre biologico aveva presentato un esposto contro ignoti per lesioni al figlio. Notizie da Napoli e dalla Campania. Regionali Campania 2020, c'è lo scontro sui candidati, torna il massone Peluso, sica della Lega a Renzi, leader carismatici, simboli di partito, liste civiche, ma alla fine quando si corre in elezioni locali come quelle regionali a fare la differenza, il più delle volte sono i singoli candidati, quei cosiddetti portavoti in grado di determinare il successo o il crollo di una lista. Tra cambi di casacca, profili con curriculum originali e provenienti da ogni tipo di settore, gli ormai soliti impresentabili, copyright Rosy Binti, con inchieste e sentenze passate in giudicato. Insomma, la lista ha cercato di presentare nomi di grido. Ogni lista ha cercato di presentare nomi di grido. Il countdown è ormai cominciato e sabato si conosceranno ufficialmente tutti i volti in campo.
Coronavirus in Campania, regole anti-Covid violate, controlli e multe in tutte le isole. Primo bilancio del post Ferragosto a Capri. Un'isola che è stata monitorizzata dalle forze dell'ordine sia a terra che a mare, con una serie di controlli mirati per far sì che oltre al timore del Covid-19 non si aggiungessero altri problemi. Infatti i militari e la polizia locale hanno pattugliato l'isola in lungo e in largo senza dare l'impressione ai vacanzieri di un'isola sotto scorta. Notizia dalla Puglia. Bari, morta l'attrice Mariolina De Fano, considerata una pietra miliare del teatro barese, aveva esordito giovanissima in teatro impersonando ruoli nelle commedie scritte da suo padre Vito De Fano. Amatissima dal pubblico, Mariolina De Fano, che avrebbe compiuto 80 anni a ottobre, ha lavorato per il teatro, per il cinema e la televisione. Tra le sue apparizioni, quella nella fiction di Rai 1 Raccontami, ma numerosissimi sono stati i ruoli interpretati, tra cui quelli nei film per il regista pugliese Sergio Rubini. Nella sua veste comica, amatissime le sue gag per Mudù di Uccio De Santis, a fianco del quale aveva lavorato anche per il film Non me lo dire. Bari, Giabigia, incidente in via Caldarola. Grave, una donna di 74 anni investita da un'auto. Grave incidente in serata del 18 agosto, poco prima delle 20, in via Caldarola a Giabigia, all'altezza del Canalone. Una donna di 74 anni è stata trasportata in ospedale in codice rosso dopo essere stata investita da un'auto. La vittima, che è stata soccorsa dal 118, è stata condotta al Divenere. Notizie da Treviso e dal Veneto. Il provveditore Sardella dice scuola a Treviso si riparte, ma per alcuni ancora didattica a distanza. La dirigente provinciale Barbara Sardella fa il punto della situazione, supplenti da selezionare e sugli spazi è corsa contro il tempo. Coronavirus all'ospedale di Treviso, si abbassa l'età dei ricoverati. La metà ha tra i 30 e i 45 anni. I test ultra rapidi sono incominciati i test ultra rapidi in accesso diretto. Il DG dell'USL 2 Benazzi dice: vediamo molti asintomatici e ciò ci fa ben sperare. Vendemmia sicura nella Marca, test rapidi per la manodopera straniera. Coldiretti dice: gli addetti stranieri rimarranno nello stesso alloggio per rendere più agevole la ricostruzione dei contatti in caso ce ne fosse bisogno. Fotografa e le tettoie abusive, musicista aggredito e pestato a Quinto. Oggetto del contendere, le foto scattate dal musicista al recinto per animali e ricovero creato abusivamente da una famiglia di origine tunisina all'interno del cortile condominiale. Sta per aprire il pub, stroncato da un infarto, un cinquantenne di Castagnole. Il dramma al St. Thomas Gate di Treviso. Stefano Guizzon, uno dei gestori, aveva 50 anni. Era padre di un bimbo di un anno. E adesso passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia, dando subito la parola alla nostra corrispondente Sabrina Ciccotti. Maltempo in Friuli Venezia Giulia. Come preannunciato dalla Protezione Civile, correnti atlantiche, interagendo con l'aria calda e umida presente nel nord Italia, stanno portando instabilità, piogge intense e temporali in questa prima parte della settimana, mentre nella seconda parte ritornerà l'anticiclone caldo. L'allerta maltempo ha interessato tutta la regione Friuli Venezia Giulia a partire già dalla scorsa domenica. Rovesci temporali dalle Prealpi Giulie si sono spostate sulla zona collinare. Nella giornata di lunedì 17 agosto sono stati segnalati alberi caduti nelle città di Mariano e Capriva del Friuli, con allagamento di un sottopasso a Ronchi dei Legionari. A Tarcento, nel tardo pomeriggio di martedì 18 agosto, una frana ha interessato la carreggiata della strada regionale 646 ed è stato segnalato un albero caduto in località Stella. Al momento i principali fiumi e torrenti sono sotto i livelli di guardia. È tutto, Sabrina Ciccotti per Radio Saiuz. Bene, riprendiamo le notizie e le altre notizie dal Friuli Venezia Giulia.
Stupro di Lignano, spunta un nuovo video. Gli inquirenti stanno esaminando le immagini girate con uno smartphone poco prima che si consumasse la violenza. Continuano le indagini per far luce sui contorni della brutale violenza sessuale consumata in spiaggia a Lignano ai danni di una quindicenne veneta, per cui sono stati arrestati due minori stranieri ospiti di una comunità di recupero di Milano. Si perde scendendo da Malga Pezzeit, colta dal buio, chiede aiuto. Concluso intorno alle 22, un intervento di soccorso per una 48enne di Enemonzo. Una 48enne di Enemonzo ha chiamato il numero unico per l'emergenza 112 alle 19.45 dopo essersi persa scendendo la Malga Pezzeit di sotto. La donna avrebbe dovuto prendere il sentiero 803, ma si è invece incamminata erroneamente su una traccia che con il crepuscolo ha smarrito, finendo in breve tempo in un tratto impervio, ripido e pericoloso a quota 1400 metri circa, dove già in passato sono avvenuti smarrimenti simili. Scontro tra tre auto a Udine, due persone ferite, incidente tra via Gorizia e via Bidernuccio. Un anziano di 79 anni e un 23enne sono finiti all'ospedale. Incidente a Udine tra via Gorizia e via Antonio Bidernuccio verso le 15 di ieri. Per causa in corso di accertamento, tre vetture si sono scontrate. Due dei conducenti, come dicevamo, un uomo di 79 anni, residente a Udine, alla guida di autovettura Renault Kangoo, e un 23enne residente a Tavagnacco alla guida di Renault Twingo, sono finiti all'ospedale. Coinvolta anche una terza vettura, una Mercedes guidata da un 25enne residente a Udine, che è stata urtata dalle altre due auto mentre era fermo per motivi di circolazione. Tampone negativo per il sindaco Cisint. La prima cittadina di Monfalcone smentisce le voci di quarantena. È vergognoso come qualcuno provi a speculare sulla vita delle persone, ha detto. È a casa da tre giorni con la febbre alta il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Qualcuno ha pensato subito a un periodo di quarantena legato a un possibile contagio da Covid-19. A smentirlo è stata la stessa prima cittadina, che, raggiunta al telefono da Telefriuli, ha confermato il malessere. Si tratta, dice, probabilmente di un'intossicazione alimentare o di altro tipo di infezione. Ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.